Ma la sindrome dell'impostore, questa paura di non essere adeguati, di non essere all'altezza, di non essere capaci, di non essere competenti in una certa area della vita, capita solo alle persone che non sono tanto brave oppure può capitare anche ai numeri uno? Ciao a tutti da Gennaro Romagnoli, bentornati o benvenuti sul mio canale dove parliamo di psicologia e di crescita personale. Oggi lo faremo parlando di un pezzo di filmato che mi avete chiesto di guardare su Arisa, una cantante molto famosa. In questo filmato, Arisa, la famosissima cantante, sembra essere impaurita, sembra essere intimorita dal cantare con due sue allieve che in teoria cantano, diciamo così, peggio di lei, o perlomeno sembra proprio che non voglia assolutamente mettersi in gioco. Ed è la stessa a raccontarci delle sue difficoltà quando inizia a parlare con Maria De Filippi dicendole: Maria, Maria, ma non vedi come sono, non vedi come sono fatta, io c'ho un po' dei problemi. Come vedete, nonostante sia molto consapevole Arisa del fatto che questa sia una problematica psicologica, che significa non derivante realmente dalle sue concrete abilità di cantante, lei ne è comunque invalidata. In altre parole, non conta che tu sia davvero bravo e che tante persone ti dicano che sei davvero bravo, ma conta quanto tu riesci a percepire le tue competenze e quanto in un qualche modo tu riesca ad esprimere quelle competenze diventandone consapevole. Non conta che tu abbia vinto dei festival di Sanremo o che tu abbia vinto la Coppa del Mondo. Se per qualche motivo ti senti, diciamo così, non adeguato fino a un certo punto, finché non sei abbastanza preparato, finché non hai raggiunto quella cosa lì, probabilmente continuerai a sentirti un po' con questa sindrome dell'impostore. Qui su Psinel, scherzando, abbiamo fatto una puntata anni fa che si chiama Quell'impostore di Dunning-Kruger, perché l'opposto della sindrome dell'impostore è invece l'effetto Dunning-Kruger, cioè è credere di saperne di più del normale. Però, come vedete, non è che sta funzionando in questo modo qua, cioè non è che Arisa possa passare da una parte all'altra, anzi, questo sarebbe un grave errore. In altre parole, se tu pensi di avere la sindrome dell'impostore come la Arisa, che detto tra noi è una delle mie cantanti preferite, ha una voce della Madonna, canta benissimo, te lo posso assicurare, io sono appassionato di queste cose, che tu sappia o meno riconoscere la tecnica di una cantante, fidati di me, Arisa è davvero una delle cantanti più brave che abbiamo in Italia. Ecco, nonostante questo, è come se lei avesse paura. Ora pensaci un po'. Pensaci un po'. Se lei non fosse così brava, se altre persone le avessero detto che non era brava, lei avrebbe la sindrome dell'impostore? Ecco qua che entra un meccanismo un po' particolare, proprio di alcune persone che sono altamente competenti. Proprio perché sono così tanto competenti, temono che le proprie abilità verranno giudicate da persone altrettanto competenti. A me succede sempre. Vado a fare un corso, vado a tenere un corso a degli psicologi. Io insegno in una scuola di psicoterapia, anzi, salutiamo la ICNOS di Roma. Ecco, quando insegno a tutti questi miei colleghi, a me sembra sempre di ragazzi, io parto dicendo: ragazzi, sapete che voi siete appena usciti dall'università, quindi ne sapete molto più di me. Tra virgolette, cioè più sei ritenuta una persona in gamba, brava, competente e capace, e più facilmente i tuoi errori saranno visibili. In altre parole, la sindrome dell'impostore di Arisa, che ovviamente sembra essere corredata da altre problematiche che lei ha già raccontato, ha già narrato nella sua storia, ti invito ad andarla a cercare se sei curioso, ed è stata molto brava a raccontarle. Ecco, oltre a questo c'è un altro pezzettino, il fatto che quando sei davvero bravo, quando sei ritenuto e sei ritenuta essere una delle numero uno, quando sei in cima, puoi solo cadere, puoi solo scendere, puoi solo dimostrare di fare degli errori. Lo so, probabilmente non è esattamente ciò che ti aspettavi di sentire da me. Probabilmente ti aspettavi di sentire che bisogna diventare più consapevoli, bisogna diventare più gentili con se stessi. Sì, è vero, queste cose fanno bene, ma dobbiamo metterci nei panni di Arisa, cioè di una delle cantanti migliori in Italia, che da un lato sa di essere così brava, da un altro lato gliel'avranno anche detto, ma dall'altro lato sa che questa bravura può essere confutata in un attimo, può prendere
una stecca indiretta, soprattutto se non è preparata. Infatti, che cosa dice durante il filmato? Dice: Maria, ma io mi devo preparare, mica sono come quelli che non si preparano. E io credo che in questa frase non ci sia, diciamo, della malevolenza nei confronti di suoi colleghi che magari non si preparano, ma magari è così, qualcuno ogni tanto lo dice, ma c'è proprio l'atteggiamento di chi teme di fare anche il più piccolo errore, perché teme di cadere da questo castello. E attenzione, questa è una mia interpretazione, magari Arisa non ha assolutamente questa idea nella mente, ma deve lavorare di più sulla consapevolezza delle proprie capacità e abilità. Ma non credo che possa essere cos'ha, però fatemi sapere voi che seguite magari il personaggio, magari proprio nella trasmissione che ho fatto vedere, io non la seguo. Quindi fatemi sapere voi qual è la vostra ipotesi. La mia ipotesi, così su due piedi, è che lei sia molto brava, sia anche contemporaneamente un po' insicura, un po' ansiosa, come ha già raccontato diverse volte, e questo tentativo di controllare tutto per cercare di essere perfetta le fa perdere il controllo, e dunque se non riesce a fare tutti i suoi piccoli rituali di preparazione pre-canto, non canta, cioè, o perlomeno cerca di non cantare. Questo succede a tutti, ci sono degli sportivi ai quali non è stata portata la racchetta fortunata o il nastro colorato fortunato prima di una gara di Wimbledon e non hanno giocato, ok? Cioè capiamoci, stiamo parlando di top player che quando sono a quel top livello iniziano a sviluppare tutto un insieme di rituali preparatori, di rituali che gli servono per entrare nello stato mentale adatto. Guarda la nostra puntata sui rituali, c'è una puntata sui rituali e i gesti scaramantici dove c'è mia moglie così in copertina. Ecco, questi gesti scaramantici, questa preparazione solitamente raggiunge, guarda caso, i top player, perché in un qualche modo devono trovare sia lo stato mentale e sia quei gesti che consentano loro di entrare in questo stato mentale particolare. Dunque, non facciamoci ingannare dal fatto che una persona sia al top livello, anche perché quando sei a quel livello lì, un tuo piccolo errore fa un rumore gigantesco e la gente, purtroppo, per quanto dovremmo essere tutti più buoni, più gentili, più capaci, in realtà la gente è pronta a rompere le scatole a chi fa anche il più piccolo errore, perché come dice un vecchio detto che ti assicuro coglie pienamente la realtà, fa molto più rumore un albero che cade che una foresta che cresce. Che cosa significa questa metafora? Significa che quando fai un errore fai molto più rumore rispetto a quando invece ottieni tanti successi, i quali sono belli, meravigliosi, la gente ti applaudirà, tra virgolette, ci sarà un po' di invidia, ma nessuno sarà così attento a te nel momento in cui sbaglierai, ed è in quel momento che dovrai essere più gentile e comprensivo verso te stesso. Cara Risa, se stai guardando questo video, io ti invito ad essere più gentile con te stessa, a lasciare andare maggiormente il controllo, magari a dare un'occhiata ai nostri percorsi di Dall'ansia alla serenità, che ti aiuta a lasciare andare il controllo, e Self-Kindness, che invece ti aiuta a diventare più gentile con te stessa. Ti posso assicurare che anche aggiungendo un 1% di lasciare andare il controllo e un 1% di gentilezza in più, diventerai ancora più brava a fare già quello che fai benissimo, perché tu sei una delle mie cantanti e voci italiane preferite. Dunque, cara Risa, cari perfezionisti che mi state guardando, sappiate che un'altra tecnica per fare quello che vi ho raccontato è lasciare un piccolo disordine, come direbbe il professor Giorgio Nardone. In altre parole, cercare di sbagliare volontariamente. Andate a un karaoke e sbagliate. Fate tutto bene, ma sbagliate proprio quella nota. Un'altra tecnica è quella di dichiarare la propria paura di sbagliare. Buongiorno a tutti, io sono Arisa, anche se sono molto brava, sapete che io ho molta paura di sbagliare. Dunque, evitate di spaventarvi se sbaglierò. Lo so cosa pensi. Pensi che in quel momento la gente sarà proiettata nell'ascoltare gli errori. Ed è vero, però allo stesso tempo la tua paura di sbagliare si abbasserà significativamente. Prova questi piccoli esercizi, soprattutto se hai la sindrome dell'impostore, fammi sapere che cosa ne pensi e se non l'hai ancora fatto iscriviti adesso a questo canale immediatamente, altrimenti sarai perseguitato dalla sindrome dell'impostore tutta la vita. Sto scherzando, ma iscriviti, dai, iscriviti, non ti costa niente. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao. Anche tu provi ansia?
Ho creato un test per farti scoprire il primo passo da fare, nel tuo caso specifico, per gestire meglio l'ansia e ritrovare la serenità. Il test è velocissimo e se vuoi farlo trovi il link qui sotto in descrizione.